Eccoci, abbiamo ben due ospiti, abbiamo Claudio che lavora al consolato a Milano e promuove, sto dicendo una consolato britannico e promuoviamo la Scozia e in Italia. La Scozia, e come mai si trova qui al Milano Whisky Festival? Lo scopriremo. E Paul, che invece ci presenterà una distilleria particolare dello Speyside, ed è una distilleria che questo whisky ha vinto un gran bel premio. E quindi what's your job inside the... Well, al consolato britannico noi rappresentiamo la Scozia, quindi promuoviamo l'export scozzese in Italia e quindi diamo assistenza a tutte quelle realtà con sede in Scozia che hanno l'obiettivo e l'ambizione di espandersi in export verso il mercato italiano. Quindi senti, ovviamente è il motivo per cui siamo qui al Whisky Festival. Strano, insomma, la Scozia nel whisky in realtà è qualcosa che... Ma purtroppo devi anche assaggiare i prodotti prima di promuoverli, perché Lorenzo è dietro le telecamere, io e Lorenzo direi che potremmo promuoverci come tester, diciamo. Io di solito unisco l'utile al dilettevole, perché dico non posso promuovere qualcosa di cui non conosco sapore, giusto, l'odore, il colore. Spesso vengo qui e con i colleghi, con gli amici della Scozia fondamentalmente. Quindi viaggi spesso anche in Scozia. Assolutamente. Paul, this distillery, history about this distillery and what about this whiskey? Yeah, okay. We're still a fairly new distillery. This is... we started producing in 1990. Allora, questa è una distilleria nuova, giovane, e hanno iniziato a produrre nel 1990. And in Scotland this is the closest distillery to the start of the River Spey. E in Scozia questa qui è la distilleria più vicina alla sorgente del fiume Spey, quindi è una distilleria che si lega molto alla regione dello Speyside. Certo. We are independent. We are owned by a person who lives in Aviemore in the center of Speyside. Quindi è una distilleria fondamentalmente indipendente che si svincola da tutte le logiche di multinazionalità e la cui proprietà è di una persona che vive proprio lì nella regione dello Speyside, al centro, nel cuore della regione dello Speyside. He bought the distillery in 2012. È una distilleria che è stata acquistata dal proprietario nel 2012. And we started producing whisky under the Spey name from there. E hanno iniziato a produrre il whisky sotto il nome di Spey, fondamentalmente, proprio perché si trovano nello Speyside. Il cuore. Esattamente. And the whisky we have here we call Tenny, which is a Tawny Port cask finish. This one is only the second batch we've ever done of our cask strength. Okay. Allora, il whisky che hanno qui si chiama Tenné e è fondamentalmente il secondo batch che hanno fatto dall'inizio, fondamentalmente. Diciamo che sono bottiglie che hanno una taratura limitata. Sì, 1500 bottiglie, mi sembra, e fanno soprattutto una cosa interessante, finishing in ex Porto Tawny. Assolutamente. E questa qui abbiamo la bottiglia in Porto Piace. Abbiamo la bottiglia 372 di 1500. Ecco, mi hanno detto che la 371 era meglio. Quindi chiederemo quella, però sarà già finita. È finita, probabilmente è finita. And very nice color. Yes. This starts in bourbon casks. Non so se lo vedete, ma it starts in bourbon casks and then the port cask is about 6 months. Port cask finishes about 6 months. But in that 6 months, this is the brand new port casks, and this is where the color transfer comes from. Ok, quindi il colore un po' rosa, come potete vedere, arriva dalla maturazione sei mesi nelle bottiglie di porto, e questo è dove il colore arriva fondamentalmente, perché è il first fill. Yes, first fill port cask. Sono botti, diciamo, le consideriamo nuove, nel senso che è la prima volta che vengono usate per metterci il whisky. Esattamente. Purtroppo la nomenclatura delle botti è un po' complessa. Sto pensando di fare una puntata sulle botti, perché quando uno dice force fill pensa vabbè, la prima volta che ci mettono qualcosa dentro. No, force fill rispetto al nuovo prodotto, insomma. Quindi cede ovviamente più porto la botte,
sarà stata ritostata, forse rilavorata, dipende dalla lavorazione che decide di fare la distilleria. Se consideriamo che nella bottle forge c'è stata solo 6 mesi, insomma. Sì, per 6 mesi è anche pink orange, strange color, very nice color. Is it uncolored or? It is entirely natural. Natural so color. No color. Unchill filtered. Unchill filtered. Hot cast strength. Cast strength. And this is. Ah, ok. Scusate, mi ero perso. 58.6 gradi. Questo qui è il batch 2. Sì, 58.6. Vediamo che ci dice a naso. And of course, earlier this year, the first release of this in February was given a World Whiskey Award for the best no age statement, Speyside. E questo ha vinto il batch 1, ma penso we finished the batch 1. Yes. We sold out. Very quickly. Unfortunately for us, purtroppo per noi è andato via facilmente il batch 1, che è stato considerato il miglior whisky NAS dello Spey. Assolutamente. Single malt. Yes. Best single malt Speyside. Best no age statement single no malt. No age statement single malt Speyside. Quindi andiamo. Allora, l'alcol un pochino si sente, ma insomma sono 58 gradi, quindi. Però ecco il porto, il dolce del porto si fa sentire. E ragazzi, how would you describe this at the nose? Well, if you imagine what the port has done to the color, you also hopefully you can tell there's port on the aroma as well. Yes, so sure. It's sweet. There's more summer fruits, so you know, red berries, strawberries, even mango. Many things. Sure. Yeah. Complex. Slightly, a lot more different than a standard bourbon cask, for instance. Quello che correttamente ci dice Paul è che se ovviamente noi consideriamo ciò che la botte di porto ha fatto al colore, quindi l'aspetto visivo, lo possiamo ritrovare poi anche all'aspetto, diciamo, certo, olfattivo. Quindi effettivamente il porto si sente, si fa sentire anche la frutta, come dice lui, si fanno sentire berries, un po' di frutta estiva, ecco. Frutta estiva, diciamo, frutta, tante cose. L'alcol si fa sentire, però è un alcol molto gentile ed è un alcol che ti avvolge, quindi non ti dà fastidio. Vediamo in bocca cosa ci dice. 58 gradi, il primo sorso, sempre un sorso piccolo. Shall try now. Yes, please. Sì. Allora, ti avvolge subito il porto, poi parte una salivazione importante, ti riscalda, giusto quando ingoi capisci che non darei 58 gradi, ne darei 50, è tenuto bene, ti rimane questo piccantino, ti rimane questa sensazione di calore, fruttato, è una bevuta molto interessante. What are the testing also on your side? Well, our distillery produces a very sweet whiskey anyway, basic is the standard. Yeah, Speyside. When you add the port casks, you bring a new style of sweetness here as well. And on the even though this is 59% ABV, it should still be very soft. Drinkable. On the palate. Yeah, people don't realize I never give it 58, 59. Yeah. I thought about 50. The strength of the alcohol disappears. Yeah, but this is just smooth, at the beginning, and then it disappears. Smooth, hot, nice, and then with disappears. And this is long. Long taste. Yeah, and when you do, if you do add a few drops of water, yeah, you can probably you we can need, change the. Sorry, facciamo una cosa velocissima, giusto un goccinoino d'acqua, perché questo whisky secondo me. Vediamo come cambia con qualche goccia d'acqua. Grazie. Just a little. You can change the flavors, sure, very distinctively. Vediamo. Slange. Cheers. Cheers. Allora, l'alcol è scomparso al naso. Il naso ora è molto più odorabile per tutti. Prima era per esperti. Vediamo in bocca che ci dice. Ed è più floreale, più Speyside. È un po' meno porto. Now I recognize the Speyside. Yeah. Oh, thank you. In bocca rimane molto avvolgente. Ragazzi, da bere con
un goccetto d'acqua. Io faccio, dici la tua, Lorenzo, entra in campo un attimo al volo, perché con l'acqua, secondo me merita molto. Wow. Molto buono, sì, molto buono. Devo dire che mi sorprende, scusate che ero... L'ho preso di sorpresa, l'ha ragazzi, preso di sorpresa, stavo facendo una sigarettina. Merita con Sì, devo dire che senti l'alcol come è andato sì. giù, ma in bocca ti avvolge proprio, delle note estive, no? Sì, sì, sì. Ci riporta un po'. Ma ti porta quella nota di Porto, ma non è quel dolce aggressivo che sì, normalmente ha il Porto, che comunque fa 25 gradi. Qui l'avremo calato a 50, 45, insomma, perché non è che abbiamo messo chissà che dose d'acqua. E invece si fa bere. Guarda, lascio una bocca veramente buona. È ricco, è floreale, molto persistente. Sì. Da bere con l'acqua, secondo sì. me, with a drop of water, really really interesting one. Yeah, yeah sure. Lots also more space-eyed than without water. Well, that's the thing with the high alcohol content, different flavors come into play. Mm. So you can tailor this to suit your own palate with the amount of water that you use. So. Quindi sì, insomma, ci sono vari sentori floreali, tante cose che con un po' d'acqua si apre effettivamente, chiaro. Si calma e diventa una bevuta molto molto interessante. Io ringrazio Claudio, spero di aver descritto bene cosa fa nella vita, avremo occasione magari di riaverlo ospite, e Paul, thank you very much. Grazie, thank you. Thank you. Grazie Claudio. Grazie a te. Bevete poco, bevete thank bene. You. Thank you Paul. Cheers. Alla yes. prossima, ciao. Gunslinger, death bringer in your blood.